affermare tutti che questa legge è inutile? Perché è vero che le associazioni ve lo stanno chiedendo, ma non vi hanno chiesto queste due paginette, vi hanno chiesto di cercare di rispettare e di tutelare i loro diritti, che voi non gli state rispettando. Questa è la conclusione. Grazie, non ho altri iscritti a parlare, quindi con il parere contrario del relatore, del governo e della quinta commissione, 3.24, la votazione aperta. Mantero. Müller. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 398, votanti 393, astenuti 5, maggioranza 197, favorevoli 150, contrari 243, la Camera respinge. 3.25 Baroni. Prego, onorevole Baroni. Sì, Presidente, uno dei grandissimi fallimenti della sinistra e del centro-sinistra italiana, cioè la mancata attuazione della legge 328 del 2000. La legge 328 del 2000 prevedeva e prevede tuttora una vera e propria presa in carico da parte delle ASL, dei DSM, degli enti locali che si occupano di assistenza e di sanità per quanto riguarda tutta l'area delle diagnosi e delle disabilità. Fondamentalmente gli enti che già lavorano e che lavorano bene fanno quanto gli viene richiesto dalla legge, ovvero costituiscono un progetto diagnostico, terapeutico, individualizzato che prevede alcuni step e questi step vengono monitorati dal pubblico anche quando fondamentalmente la cura e l'assistenza viene poi delegata alle cooperative, alle famose cooperative che poi fondamentalmente devono fare un lavoro che almeno ancora in Italia è in capo alla responsabilità pubblica, ovvero in caso di mancata erogazione di un servizio di assistenza ne risponde in solido, in toto, il direttore generale di quella ASL che non eroga quel particolare servizio di assistenza sociosanitario, socioassistenziale. Ed essendo questi dei diritti esigibili, essendo questi tipi di diritti legati proprio all'esigibilità del diritto, noi chiediamo che venga specificata la legge 328 del 2000, che dal momento che non è mai stata attuata in maniera corretta, il governo non ha mai vigilato affinché l'attuazione di questa legge quadro fosse fatta in maniera corretta, notiamo che c'è la moda negli ultimi anni, in particolare in questa legislazione, di non citare mai una legge dello Stato, una legge fondamentale, una legge importantissima per tutti i disabili italiani, una legge che permette di pretendere da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero un direttore generale, un primario, che un determinato servizio sociale e sociosanitario venga erogato. Quindi noi chiediamo che semplicemente questo tipo di specificazione venga introdotto all'interno della legge, ovvero l'articolo 14 della legge dell'8 novembre 328 del 2000. Ringrazio e chiediamo la votazione di questo emendamento. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. 3.25 Baroni, parere contrario, relatore e governo, la votazione aperta. Io non la apro io direttamente, colleghi, quindi ecco, bene. Blagina, Gadda, Bragantini Paola, Giuliani, altri che non riescono a votare? Sgambato. La votazione è chiusa.
Presenti 399, votanti 394, astenuti 5, maggioranza 198, favori 151, contrari 243, la Camera respinge. Siamo al 3.26 di vita.